bentornati sul canale, vi sto accecando, ne sono sicura. Questo rossetto qui è fichissimo, l'ho provato oggi per la prima volta ed è l'Artist Rouge Cream C601 di Make Up For Ever, che ringrazio perché mi ha mandato un pacco enorme con un miliardo di rossetti e oggi ho deciso di divertirmi, non volevo provare un rosso, volevo provare questo. Sono in ritardo ovviamente, ma arriva anche frullato a distrarmi con il Songs of the Week, quindi il video in cui vi dico quali sono le canzoni che più ho ascoltato, che più ho amato eccetera eccetera nella settimana scorsa. In questo video andiamo un po' più nel particolare, nel senso che vi dico quello che ho ascoltato in California, perché fa un po' ridere, a tratti fa ridere. Quindi partiamo immediatamente. Un album, me li sono segnati tutti qua e non c'è nessuno che mi detta. Un album che abbiamo ascoltato parecchio 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 è quello degli Alice in Chains, che si chiama Black Gives Way to Blue. L'avete sentito nei miei snap di Los Angeles. Siete lì in macchina, che state attraversando la città, vi ritrovate nelle colline di Hollywood e vedete la scritta Hollywood e parte Check My Brain, che fa California eccetera eccetera. Oddio mio, oddio mio, è come essere tipo colpiti da un fulmine, no? Perché non vi sembra possibile di essere lì, di sentire quella canzone con quel mood, con quelle parole e avere davanti tipo la collina di Hollywood. Ho fatto partire lo snap, è partito proprio il ritornello, quindi io snappavo le colline di Hollywood, la scritta di Hollywood, e sotto c'era California. Voi siete impazzite, immaginate me e il mio ragazzo che eravamo in macchina. Vabbè, surreale. Poi c'erano varie radio lì che ascoltavamo, le varie FM, facevano sbregare da ridere, ragazzi. C'era la gente che chiamava in trasmissione, erano palesemente telefonate finte, messi d'accordo, madonna. In una radio rock c'era addirittura una specie di concorso e ti vincevi Nevermind dei Nirvana in CD. Ma regà, ma cos'è? Siamo nel 2016! Che ridere, veramente. Comunque queste radio propinavano canzoni molto fighe, e soprattutto quando mi tiravano fuori Hotel California degli Eagles e A Horse With No Name, che vi ho già fatto ascoltare qui, degli America, ciao, specialmente quando ti ritrovavi veramente a fare dei pezzi nel niente cosmico. Non dico Death Valley, perché nella Death Valley non funzionava niente, raga, niente, la radio, il telefono funzionava, niente. Però quando andavi, boh, verso le montagne o altri tratti del deserto, non so se vi ricordate, io nello scorso Songs of the Week ve l'avevo detto che ascoltando A Horse With No Name vi viene il coccolone e vi viene proprio da immaginarvi in sella ad un cavallo nel deserto. Io lì non ero in sella ad un cavallo, ma ero dentro una macchina, però comunque ero nel deserto, e vi assicuro che ascoltare queste canzoni è irreale. La parola giusta, come ho detto prima, è irreale. Una canzone che non ho mai ascoltato così tanto come in California, e nemmeno per conto mio, nemmeno con i miei genitori, mai praticamente, è Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. In radio la si sentiva almeno una volta al giorno. Una volta l'abbiamo sentita anche di mattina, che proprio della serie no, cioè non ce la faccio a sentirla di mattina, è proprio stonata, qua c'è un sole che spacca le pietre, il tempo è bello, a sentire Stairway to Heaven proprio non matcha. Invece quando la facevano partire alla sera era sempre un capolavoro, però vi assicuro che poi ve la sentite tutti i giorni, almeno una volta al giorno. Io a un certo punto mi sono girata verso il mio ragazzo e ho detto: io non ho veramente mai sentito questa canzone così tanto. E siamo sempre nel 2016. There's a lady who's sure, all it glitters is gold, and she's abbiamo detto poi sempre su Snapchat, anzi l'ha specificato un giorno il mio ragazzo mentre eravamo tipo a Calabasas e le Hidden Hills: ragazzi, non vi preoccupate, non siamo noi che stiamo ascoltando sempre 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 i Red Hot Chili Peppers, ma per radio non si ascolta altro. E in effetti tutte le radio che proponevano un po' delle playlist un po' rock, classic rock, le canzoni nuove fra virgolette erano dei Red Hot Chili Peppers, ma non erano neanche nuove, perché se no
non sbaglio ci fermavamo manco a Stadium Arcadium con Danny California, ma con Californication. Lo so, fa ridere, ci ha fatto veramente molto ridere questa storia delle varie playlist. Ah, e un'altra cosa che non mi sono segnata, io sapete che sono cresciuta con i Bon Jovi e li amo e guai, anche lì io da fan incallita che mi ascoltavo tutta la discografia tutti i giorni, non me li toccate, non ho mai sentito così tante volte al giorno Living on a Prayer. Praticamente dei Bon Jovi conoscevano quella e basta, e quindi quella titarellavano. Non che mi lamenti, però la cosa mi ha fatto molto ridere. Andando invece sul moderno e sul pop e queste cose qua, Rihanna, ragazzi, io pensavo di ascoltare tanto altro, ho sentito un po' Ariana Grande, pochino, per il resto tarellano con Rihanna. Rihanna in tutte le salse, Rihanna, non dico all'epoca di Pond & Replay, ma quasi praticamente, e poi anche lì almeno una volta al giorno, qualsiasi radio tu stessi ascoltando, la canzone con Calvin Harris, This Is What She Came For, te la dovevi cuccare. Songs of the Week California Edition, chiamiamolo così, io spero che vi abbia fatto divertire. Lasciatemi scritti i vostri commenti con le canzoni che più avete ascoltato la scorsa settimana, o in questo periodo, o in questo mio mese d'assenza. Io li leggerò e trarrò nuovi spunti. Tra l'altro mi sono anche segnata delle altre cose per i prossimi Songs of the Week. E noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!